finale, l'ultima puntata di questo 2014, tanti ospiti oggi, parleremo di tante cose, della partita del Toro a Empoli lunedì sera, di quella importantissima col Genoa di domenica pomeriggio e anche della trasferta a Copenaghen di Europa League che ha consentito al Toro di accedere ai tredicesimi di finale che si giocheranno poi il 19 e 26 febbraio. Come dicevo, tanti ospiti, ricordo tutte le notizie, le news su tuttotoro.com, potete mettervi in contatto con noi mandando un'email a info@tuttotoro.com. Vi presento gli ospiti di oggi, abbiamo con noi Serino Rampanti, reduce da una trasferta di poco tempo fa in Sardegna. Ciao Serino. Ciao a tutti. Abbiamo con noi Alessandro Costa, tutti voi lo conoscete, conduttore di Orgoglio Granata sul giorno ripetivo lunedì sera. Ciao Alessandro. Ciao, buona giornata a tutti voi. E abbiamo con noi Deborah Leone, che è finalista di Miss Granata 2014 e domenica sera sfilerà assieme altre 23 ragazze per vincere la fascia di Miss Granata 2014. Ciao Deborah. Ciao a tutti. Tra poco parleremo di questo concorso che noi abbiamo seguito tutto l'anno. Ricordo domenica sera, invitiamo tutti i tifosi a venire al Key Club di Via Principe Amedeo 2 a Torino. Dalle ore 20 sarà la cena e poi dalle 21 inizierà la sfilata. La condurremo io, Jacopo Bianchi e Francesca Vigna. Quindi sarà una bella serata con i bambini del Toro, tanti scalciatori, tante sorprese. Quindi venite a trovarci, siamo in pieno centro a Torino, in Via Roma. Io inizierei a parlare della partita deludente del Toro di lunedì sera ad Empoli. Un pareggio abbastanza scialbo, il Toro reduce dalla vittoria 5-1 a Copenaghen, in Serino. Qualcuno si aspettava qualcosa in più, è arrivata una formazione molto rimaneggiata, addirittura Cesare Bovo a centrocampo così come a Copenaghen, e l'Empoli forse meritava di vincere, però alcune parate di Gillet hanno insomma consentito al Toro di uscire indenne dal Castellani di Empoli. Ma il Toro veniva da un periodo non buono, quindi ha cercato di sopravvivere, come si dice, facendo anche delle scelte che sembrano strane, però io non ci vedo niente di particolarmente brutto vedere il Bovo a centrocampo. Bovo è un giocatore che sa giocare centrale difensivo al di dietro di tutti quanti, quindi è uno che ha una visuale, un'ottima visuale di gioco, quindi può giocare anche in quel ruolo. Si tratta di giocare naturalmente 5-10 metri più avanti, quindi con praticamente la stessa posizione, certo con molto più impegno. È uno che sa prevedere dove arriva la palla, è uno che sa distribuirlo bene ed è uno naturalmente che, a differenza di altri centrocampisti, al lancio lungo e quindi può trovare posizionati i compagni per lanciare rete, cosa che a centrocampo del Torino giocatori con questa dote in particolare ce ne sono pochi, anche, forse anche nessuno. Quindi questa è una cosa in più e secondo me Ventura non ha fatto una brutta scelta, anzi io sono d'accordo su questo. Ti volevo chiedere ad Alessandro, alcune scelte hanno fatto discutere Alessandro, la scelta di far giocare Jansson e non Glick in panchina, soprattutto Bruno Perez in panchina e Molinaro in campo. Tu hai condiviso le scelte di mister Ventura? No, soprattutto Bruno Perez mi sembra sia una scelta ovviamente non legata al turnover, visto che non aveva giocato a Copenaghen, non è in lista UEFA. Non credo sia una scelta punitiva, perché magari Bruno Perez ultimamente, forse dopo il gol nel derby, si sente un esterno molto brasiliano, magari fa meglio, fa più volentieri anzi la fase offensiva che quella difensiva. Non credo sia una scelta punitiva, ha un po' punito il Torino forse, perché con una squadra come l'Empoli mettere un giocatore con quella spinta sulla fascia avrebbe potuto un po' alleggerire la pressione al centrocampo. L'Empoli è una bella squadra, soprattutto è una squadra, magari non ha grandi talenti ma è una squadra completa. Il Torino ha molti talenti ma è una squadra monca, e da quello che ha detto Ventura forse 25 partite di fila, soprattutto dal punto di vista mentale, si fanno sentire, per una squadra abituata a giocare una volta alla settimana. Quindi penso che dopo il Genoa questa pausa adesso sia propizia e utile, soprattutto dal punto di vista mentale, un po' staccare la spina. D'altronde la squadra in ritiro dal 30 giugno, con pochi, forse più giorni di ritiro che giorni a casa in questi mesi, una squadra soprattutto che non è abituata a queste pressioni, anche se magari cambiano i giocatori, però dal punto di vista mentale hai sempre la spina attaccata. Hai detto bene, i giocatori insomma non staccano la spina da tanto tempo. Dopo la partita col Genoa ci sarà il rompete le righe per almeno una settimana, dovrebbero riprendere il 28 alla Seasport. Diceva bene Alessandro, Serino, l'Empoli dall'inizio di dover giocare per la salvezza e lottava su ogni pallone, è una squadra ben organizzata da Sarri, veloce, frizzante, ha messo in difficoltà con la velocità un pochettino la difesa del Toro. Beh, io ho un po' di tempo che dico che il Torino deve acquisire la giusta mentalità e concentrarsi soprattutto e giocare bene soprattutto contro le squadre che stanno nella metà classifica, sotto la metà classifica. Se il Torino gioca bene contro le grandi squadre, non affronta come si deve queste invece, queste seconde che stanno sotto la classifica, sotto la metà, il Torino deve sintonizzarsi, deve cercare di sintonizzarsi bene in questa situazione, altrimenti c'è qualcosa che non va.
deve cercare questo equilibrio mentale. Io penso che questa partita di Empoli sia stata non bella, però serve ad arrivare a questa sosta e ricaricarsi. Naturalmente prima di arrivare a questa sosta ci sarà questa partita col Genoa, difficilissima, però il Torino ci ha abituato, secondo me, ci ha abituato a giocare bene in certe situazioni, nel senso che potrebbe fare la sorpresa. Il Genoa magari pensa chissà cosa, arrivato lì potrebbe essere a stomaco pieno, potrebbe essere appagata. Speriamo, quindi, che sia così sereno. Io dico che bisogna valutare anche questa ipotesi, e io rimango fiducioso, insomma. Deborah con noi era lunedì sera a Giore Più TV, ha seguito la partita con l'Empoli, non è stata una bella partita, tu sei anche il tifoso del Toro, dopo sì. Parleremo di un'intervista che uscirà domenica in un giornale che distribuirai tu allo Stadio Olimpico di Torino, vero? Sì, esatto, distribuirò questo giornale e cercherò anche di vendere qualche libro per il Toro, da vera fan mi prodigo per i tifosi del Torino. Come si chiama questo giornale che distribuirai? Juve Toro. Toro Juve. Però si chiama così, io non posso farci niente col nome. Hai preferito Toro Juve? Sì, hai scelto l'ordine alfabetico anziché... Ecco, mettiamola così. Qual è il tuo giocatore preferito del Toro? Glick, trovo che sia un buon capitano. È uno dei giocatori che insomma incarna la grinta, lo spirito Toro, quindi una scelta diciamo positiva, oltre i soliti Quagliarella o Darmiano. Mi è piaciuto che da donna ha scelto il capitano, il ruolo e non ha fatto altre scelte, quindi complimenti. Grazie. Diciamo che non guardo solo l'aspetto estetico. Infatti faccio notare questo. Però da una bionda a un biondo anche in campo, Glick ricordiamo è polacco, è uno di quei giocatori che sta facendo molto bene da alcuni anni, insomma speriamo che rimanga al Toro. Io volevo parlare anche un po' di Quagliarella, no? Alessandro, ne parlavamo lunedì sera, Quagliarella sta giocando tantissimi minuti, ha portato la croce per un po' di tempo a inizio campionato, ha segnato 4 gol in campionato, è rimasto a questa cifra, ne ha segnati 3 in Europa League, però da allora non è andato più a segno, è una fase di digiuno, diciamo quasi 2 mesi che non segna. Eh sì, alla fine sono davvero 2 mesi. In realtà Quagliarella quest'anno, già prima di Empoli, aveva giocato più minuti di quanto, più del doppio dei minuti giocati lo scorso anno nella Juve. E comunque nella Juve negli ultimi 5 anni giocava non 50 partite, giocava 25 e a pezzettini, invece ne ha giocate quasi 25 già quest'anno. Penso forse dal punto di vista muscolare sia un po' stanco, e poi un giocatore che ha atto un gioco molto generoso, ha degli spazi, corre su tutto il fronte d'attacco, quindi è ovvio che ci sia un po' di flessione, ed è già un bene che sia stato bene tutti questi mesi, perché pensate il Toro senza Quagliarella quanti problemi avrebbe potuto avere. Diciamo una volta, pensa se avessi avuto un raffreddore nella fase nella quale non segnava nessuno. No, in realtà alcuni miei amici mentiri dicevano quest'estate, avete preso Quagliarella, guardate che mezzo a 8, avete preso il bidone, cioè, invece così non è, anche se lui ha una massa muscolare possente, potente, e lui forse è quello che più di tutti ha bisogno di questa pausa, e soprattutto ha bisogno di un compagno. Io penso che a gennaio finalmente arriverà un compagno che mi permetterà un po' di diminuire la fatica e forse pensare più a dover segnare che a andare su e giù tutto il fronte d'attacco. Dopo ti chiederò insomma del mercato di gennaio, ne parlavamo, ha ragione Alessandro, insomma Quagliarella ha bisogno di rifiatare, a Mauri finora si è visto intermittenza, Ventura l'ha impiegato alcune volte, a Copenaghen ha segnato il gol del 2-1 su rigore, però in campionato stenta a decollare, ancora secco di reti Serino a Mauri. Ma io ho una mia teoria su Quagliarella sta giocando tante partite, troppe. Quagliarella, se andate a vedere i gol che fa, Quagliarella fa tutti i gol bellissimi, quelli più difficili, belli, non è un rapinatore d'area, e quindi Quagliarella è un creativo, e allora per Quagliarella non ci va tanto la quantità ma la qualità, quindi ben venga se c'è un ricambio, ma il ricambio è naturale per Quagliarella se è già stato preso, che è Mauro. Io dico che al Torino non manca tanto la punta, sì ben venga una punta, ma manca un altro tipo di giocatore, questo l'ho sempre sostenuto, considerando che io ritengo la partenza di Cerci gravissima, ebbene bisogna cercare un altro Cerci o un giocatore che sappia dare una palla filtrante, che crei un'occasione di gol per i compagni, ma non è detto che debba essere sulle fasce laterali, può essere benissimo in qualsiasi parte dell'attacco, è questo che è mancato fino ad ora. Qual è il nome Serino che proponi? Io nomi le ho, ma non faccio il procuratore, quindi me lo tengo per me.
ma nessuno di quelli citati in questo periodo dai vari Giovinco, non so, Azzarate piuttosto. Giovinco non è un buon giocatore, Giovinco è un buon giocatore. Io da Azzarate lo lascerei dove? In Inghilterra. Giovinco invece sì, Giovinco è un buon giocatore. Giovinco ha quelle caratteristiche di saltare giovanili. Giovinco dall'87 lo segnalai io per la nazionale giovanile, quando avevo l'incarico di commissario. Giovinco, se non sbaglio, tu lo conosci, mi sembra che tu sei di Orbassano, se non sbaglio. Sì, sono di Orbassano, no, anche lui di Orbassano. Anche lui di Orbassano, difficilmente verrà il Toro. Ma penso di no, però secondo me potrebbe portare un po' di brio, anche perché io credo che quello che manchi un po' è la creatività, appunto, e un altro membro giovane che partecipi però alle partite. Però anche se arriva Giovinco, manca sempre un altro giocatore. Giovinco la vedo difficile non solo per la questione economica e per la questione ambientale. Se tu prendi Giovinco a gennaio, però non è che viene, ti fa 7 gol, ti salva e a giugno ti saluta. Se tu lo prendi a gennaio devi fare almeno 2 anni e mezzo, 3 anni e mezzo di contratto. Per lo meno cioè, un biennale. Devi farne la bandiera del Toro. Farne di Giovinco la bandiera del Toro, insomma, sembra quasi... insomma, beh, l'altezza della bandiera dell'angolo, in effetti. Cioè, stona un po', ecco, quindi il problema è proprio quello. Cioè, che guadagnando 2 milioni, avendo che da noi scadenza, avendo un procuratore anche abbastanza scafato come d'amico, dovresti fare proprio un investimento pesante su Giovinco, visto che alcuni tifosi, molti tifosi anzi, hanno qualche perplessità, per quello credo sia difficile. Tu da molti anni, insomma, che fai il giornalista, conosci bene anche il presidente Cairo, che tra l'altro ha parlato l'altro giorno, ricordiamo, è stato premiato il Toro come società dell'anno 2014, ha ritirato il premio da Lussi il presidente Cairo, e lui ha fatto capire che non sono quelli i giocatori che arriveranno a gennaio. Sì, Cairo ha sempre detto che a lui il mercato di gennaio non piace, perché è un mercato complicato, costoso, e tutti sanno quello che vuoi, tutti sanno le urgenze. Forse perché hai. Bisogna spendere. Bisogna spendere. Però, siccome alla fine è stato fatto male l'ultimo mercato, visto che il Torino era 7° e adesso è 15°, cioè è stato fatto male solo l'ultimo giorno con l'accessione di Cerci e la mancanza di un sostituto. Praticamente deve essere un appendice al mercato di agosto, quello di gennaio. Quindi è un mercato, forse per la prima volta vedremo il Torino investire pesantemente o comunque investire qualcosa. La classifica parla chiaro, io parlavo lunedì sera anche in televisione proprio a casa di Alessandro, il Toro insomma quest'anno 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, 10 gol fatti, 17 subiti, diciamo che la casella dei gol fatti piange perché solo l'Atalanta con 8 ha fatto peggio Serino finora. Beh, manca quella cosa che ho detto prima, manca non solamente uno che faccia gol perché Quagliarella non può avere quella continuità, ma manca soprattutto secondo me qualcuno che dia qualche pallone importante. Non c'è... Manca un regista, diciamolo. No, manca un tipo di giocatore, perché tu puoi giocare anche senza regista, manca una mezzala che sappia giocare a testa alta, e innescare abbia piedi buoni, innescare punte, sì. Può giocare sul lancio, sul passaggio filtrante a raso terra. Manca Alessio Cerci. Driblare e dare il passaggio gol, insomma, manca un giocatore importante, come diceva lui benissimo prima, ci vuole un investimento. Se Cairo lo farà a gennaio? Non lo so se lo farà o meno. Io su Cairo, su questa situazione di Cairo, non c'è niente da criticare perché ha dato in mano la squadra sia a Petracchi sia a Ventura, sono loro che hanno operato sul mercato. Però bisogna sempre vedere, certo, poi alla fine quanti soldi poi dai all'operatore di mercato, nella fattispecie il DS Petracchi, per andare a prendere il giocatore. Secondo me, visto come ha operato Petracchi negli ultimi anni, piano piano Cairo ha avuto fiducia in Petracchi, secondo me gli ha dato carta bianca. Tu dici? Secondo me sì, perché se Petracchi si presenta e dice ti faccio spendere 1 milione, ok, se si presenta e ti faccio spendere 10 milioni, magari gli dice ok, non si sa come è stato questo tipo di rapporto, quindi non posso giudicarlo. Beh, ricordate quanto sarcasmo abbiamo fatto negli anni passati sul fatto che Petracchi voleva andare in Sud America e Cairo non voleva mandare. In realtà il viaggio in Sud America di Petracchi è stato proficuo, visto che ha portato a casa Bruno Pes, è arrivato Sanchez Migno che non si è ancora espresso, però ha preso anche Martinez, quindi il mercato... Però in 2 anni Alessandro doveva prendere il suo benedetto aereo e non riusciva mai ad arrivare all'orario del volo. Io penso che adesso glielo concederà facilmente un altro volo in Sud America, anche perché questi giocatori hanno un monte ingaggi abbastanza basso, fra i 300 e i 350 mila euro, cioè la Masiello guadagna 500.000, insomma abbiamo già detto. Quello è un mistero del calcio, non stiamo a indagare quando Masiello guadagna quella cifra. Quindi in realtà i sudamericani sono dimostrati un
buoni, anche Gaston Silva, tutto sommato, la partita di Copenaghen l'ha rilanciato. Ha segnato, ricordiamo, il primo gol, cioè, in maglia granata. Se ne prendi 7 e anche meno a metà, almeno 3 giocatori si rivelano buoni investimenti, anzi, lo vediamo spesso in Sud America adesso, adesso per avanti. Io volevo dire, riguardo la classifica, la cosa peggiore, secondo me, è la casella delle vittorie, perché sono poche, sono 3 su 15, ma soprattutto sono con due squadre allo sbando che hanno battuto quasi tutte, cioè il Parma e il Cagliari. Diciamo, l'unica vera vittoria con una squadra di medio livello è l'Udinese. E quello è il problema, il Torino va troppo affiammato, anche col Palermo ha fatto male al primo tempo, bene il secondo, a Empoli mentalmente forse non è, è una squadra troppo lunatica, se mi consentite, e secondo me non aveva problemi a salvarsi perché ci sono almeno 3 squadre più deboli. Succede nel Parma che hanno grosse difficoltà, però manca una terza, perché Chievo, Toro, Cagliari, Atalanta, Empoli, lo stesso Verona che quest'anno sta facendo fatica a però per salvarsi non bisogna mai pensare di non avere problemi per salvarsi, perché se no altrimenti mentalmente non ti sintonizzi bene la situazione. Il grave è che hai fatto risultati con le ultime due praticamente e non hai fatto risultati fra le ultime due metà classifica, hai battuto l'Udinese che mi sembra che sia un po' più in alto, quindi loro devono esattamente concentrarsi su quelle e cercare di trovare le misure giuste, e lì le misure giuste devono trovare i giocatori con l'allenatore. Oltre che naturalmente se ci saranno interventi da parte della società, come diciamo prima, a gennaio, cosa che potrebbe non verificarsi, cosa che potrebbe non essere in positivo l'integrazione, e quindi però la squadra dovrà ben fare bene ugualmente. Finora però il Toro ha perso in casa diversi scontri diretti, ha perso col Sassuolo, ha perso col Verona, ha pareggiato col Palermo, diciamo che ha perso tante occasioni per arrivare, diciamo, nella metà classifica. All'inizio campionato avevo pronosticato tra il 10° e il 13° posto. E poi c'è soprattutto un buco fra il Torino e la metà classifica, c'è un punto vistoso di punti, dovresti fare 2 o 3 vittorie di fila per avvicinarlo. È vero che a gennaio se arrivassero Piniglia o Giovinco o Ledesma, insomma il Torino può cambiare volto e può essere molto più efficace soprattutto in casa, mancano nettamente le vittorie in casa, però è anche vero che ormai il margine è talmente ampio rispetto a quelle che stanno davanti che penso che il quinto posto che vale l'Europa League possiamo dimenticarcelo. Io credo proprio di sì, Alessandro. Il cammino in Coppa Italia sembrava in un altro stadio in discesa, è vero che negli ottavi ci sarà la Lazio in casa scontro diretto, ma se vai avanti nei quarti rischi di beccare il Milan a San Siro, partita secca, e lì il cammino rischia di entrare a rompersi. In Europa League hai già fatto 10 partite, benissimo, però adesso il Bilbao è un ostacolo complicato, cioè rischi di trovarti a metà febbraio con tutti gli obiettivi sfumati e fai 3 mesi nel limbo con l'ambiente che mugugna e tutte le conseguenze del caso. Io sono d'accordo, il potenziale non lo vedo in grado di poter andare avanti e riuscire a sopportare tutti gli impegni, non vedo gli impegni, quindi per me la fortuna del Torino potrebbe essere che se potesse uscirsene onorevolmente dalla Coppa e concentrarsi sul campionato, perché altrimenti potrebbe esserci quel serio rischio di essere invischiati, cosa che non dovrebbe capitare, però un pensierino bisogna sempre farlo, sempre pensare in positivo. Però anche perché calcio mercato esiste anche pagato, cioè magari il Cagliari prende Zola al posto di Zema, prende un attaccante a portiere e diventa pericoloso, magari l'Atalanta trova l'attaccante che gli manca, cioè il mercato in realtà possono forzarsi anche le altre, non solo il Torino. A te Debora, c'è un giocatore che piace, che vorresti vedere in maglia granata? Adesso si fanno tanti nomi, ma ce n'è uno della Serie A che prenderesti, un attaccante, un centrocampista, un difensore? Trovo che Asensio Zapata sia un buon giocatore, perché lo vedo abbastanza veloce, anche se non gli danno grandi possibilità nella squadra in cui si trova attualmente, quindi secondo me passerebbe volentieri al Torino per dimostrare un po' le sue capacità. E potremmo verificare se effettivamente funziona. Potremmo avere dei vantaggi. Ieri sera Zapata, tra l'altro, ricordiamo i 2 anticipi, Cagliari-Juventus, parlavi del Cagliari, la Juventus è andata a vincere la Cagliari 3-1, purtroppo io ti favo per Zema, ma il Cagliari in grande difficoltà senza Sau, con il barbo abbastanza dimesso, e dicevi bene, Zapata ha segnato uno dei 2 gol che hanno consentito al Napoli di battere il Parma, derelitto, ma è saltata forse anche la cessione della società del Parma, questo albanese. Sì, no, tornando a Zapata, credo che il fatto che Zapata abbia segnato ultimamente penso lo allontani dal Torino. Sempre di più, secondo me. E anche il Parma, noi in realtà lo dicevamo quest'estate a mezza voce perché non c'è niente di ufficiale e quindi non abbiamo fonti certe, però in effetti i problemi che aveva il Parma, noi diciamo, secondo me è molto peggio non di quello. Non è solo l'IRPEF. Ecco, cioè se hanno tolto la licenza UEFA è perché ci sono delle situazioni peggiori di quelle che ufficialmente sono uscite allo scoperto, quindi è ovvio che situazioni, Alessandro, che sono successe tante volte in tanti anni anche al Toro, ricordiamo anche vecchie gestioni, sì, e purtroppo quindi conosciamo la situazione. Quando capita queste stagioni mi sembra che, anche perché se si parla della cessione di Cassano
anche lì è un altro papabile ganata Cassano. Mi chiedevo di sera che verrebbe il toro. Serino fa la faccia non molto convinta. Io conosco bene Cassano perché ero nell'under 21 quando ero con Gentile e quindi la nazionale, quindi ho assistito a delle scenate, a delle situazioni che Cassano insomma non lo raccomando. Sì, anche perché Cassano e Ventura penso si mettono le mani addosso al secondo allenamento, cioè qui un po' di Ventura, Cassano gli risponderebbe. Non bisogna mai mettere l'allenatore in una situazione del genere a gestire certi giocatori è meglio non averli, perché più quello che ti danno in negativo che quello che apportano al beneficio della squadra e della società. Ma Cairo questa cosa, figurati se non la sa. Tu dici per le note caratteristiche caratteriali, Cassano non lo vedresti bene al toro. Ma guardate, andate a esaminare cosa ha fatto l'Italia agli ultimi mondiali, insomma, l'Italia agli ultimi mondiali ha portato tutte queste cose. Ci siamo affidati a Cassano e Balotelli, ma siamo tornati queste in Italia. Cose non chiare, io preferisco un giocatore che mi dà 6, ma mi garantisce 6, con un giocatore che ipoteticamente può darmi 9, ma non sai mai quando me lo dà. Sì, poi tu esige un atteggiamento anche dal punto di vista atletico molto intenso da parte dei giocatori, mi sembra che Cassano cammini un poco più ultimamente, mi sta bene la palla ma dal punto di vista atletico ha già dato il meglio di sé. Guarda, io sono stato un giocatore per tanti anni, ti posso dire che i giocatori, una squadra sopporta Maradona se fa i gol e ti fa vincere, ma Maradona se non fa gol deve correre come gli altri, se no poi nello spogliatoio sono uno con i problemi, se no è tutto passato, quindi non ci sono più, saltano tutti gli equilibri. Un guaio è quando c'è un leader dello spogliatoio e non è leader in campo. Quando è un leader in campo deve rendere, allora diventa anche da spogliatoio, però deve essere riconosciuto leader in campo. In campo però deve fare più degli altri, se non dei leader. Se leader solo sui giornali, addio, le cose sono proprio, andranno proprio male. E i fatti dei mondiali, altri fatti in altre squadre ti fanno leggere proprio questa analisi. Il leader deve essere leader sul campo, sul giornale, ma deve fare gol per dimostrare questo, se no i compagni di squadra non lo sopportano. A te piace Cassano, Debora? Onestamente no, ma al di là del fatto magari tecnico del quale non mi intende tanto, dal punto di vista caratteriale non lo vedo una persona così furba, ecco, quindi potremmo anche evitare. Tanto non verrà comunque il toro, dicevamo anche, invece no, si parla di altri nomi, furbo, Alessandro. Furbo, anzi, fin troppo, non è affidabile. No, però ha un impatto buono i primi 2-3 mesi in un ambiente, poi ha alcune difficoltà. È ovvio che è un giocatore. Si smorza. Spiegati perché 10 anni ha cambiato lungo di squadra. È andato anche dal Madrid, ricordiamo, ha giocato in grossissime squadre, prestigiose. È semplice, io lo conosco bene. Si parla molto di questo De Frel che ha giocato a Foggia, non so se lo conoscete, questo ragazzo. Ti piace? Secondo te può essere adatto? Potrebbe arrivare veramente al toro a gennaio? Beh, ha fatto 2 gol all'Atalanta, però sinceramente se aspettiamo a lui che cambi il volto al Torino, io penso possa arrivare a Piniglia, anche perché è una storia anche molto granata, cioè pensiamo ai mondiali col Cile, il palo contro il Brasile all'ultimo minuto, è un giocatore molto generoso, penso dal punto di vista anche tattico può essere molto utile, è un bel l'unica cosa che amico di... Ma Preziosi lo lascia andare via col Genoa comunque che ha ridosso il terzo posto, ora è quarto con la vittoria del Napoli ieri sera. I giocatori se giocano poco e vogliono andare via, i presidenti non possono mica tenerli. Tu dici, sta giocando comunque, ha iniziato a giocare più lui, poi sta giocando più Matri, altri giocatori. Sono cambiati i tempi, una volta i giocatori erano vincolati, dovevano fare cosa diceva la società, adesso i giocatori hanno forza. No, poi c'è un bel rapporto, penso, tra Chiaio e Preziosi, soprattutto dopo il 0-0 di 2 anni fa. Ecco, esatto. Dopo quello, dopo parleremo dei precedenti. Poi c'è una differenza di classifica enorme, quindi addirittura non si è concorrenti, che si guarda anche la classifica, dove sono le posizionate le squadre, quindi non dà fastidio dare un giocatore buono a una squadra che in questo momento pare una diretta concorrente per qualcosa. Ecco, devo parlare di Piniglia, ma lo diciamo in anticipo, così i tifosi lo sanno già. Qualche volta può darsi che in qualche locale lo vedete a cena con Vidal, visto che sono amici connazionali, però non bisogna scandalizzarsi, sappiamo i sudamericani come fanno gruppo anche se giocano. Ma il calcio moderno città, ma passa sopra queste cose. Sì, al ristorante, non in discoteca, perché Vidal magari è un'altra storia. Si dedica anche al dopo cena, no? Piniglia. Tuo papà poteva confermarti che noi a cena con quelli arrivano una domanda.
Tuo papà, io ero ragazzino, ricordo che seguivo con particolare attenzione un grande talento, a me piaceva molto, Luis Miller, che era arrivato in Italia, sì. Ricordo una sua intervista proprio alle scale, sotto le scale del comunale, con la moglie di Sara Mendes, con Miller che era un grande giocatore, faceva gli stop dal portiere, ricordo un Toro Milan... Beh, c'è davanti alla sale brasiliana. Stoppava la palla dal portiere, ricordo un Toro Milan, una doppietta 2-0, poi fece un'uscita scriteriata all'Orieri, Milan pareggiò 2-2, però aveva grandi qualità Luis Miller all'epoca. Sì, è con uno dei problemi, penso fosse proprio la moglie. Era stato radiato fuori dal campo, adesso è diventato in finale un atleta di Dio, no? Sì, anzi, però diciamo è un talento, è un buon talento se pensiamo... Diciamo che era un talento non ben accompagnato. Sì, pensiamo al periodo storico in cui è arrivato, che il Torino a fine anni 80 non aveva tanto potere economico, però ovviamente... Più o meno come adesso, diciamo, no? Cioè, diciamo che mi ricordo gli attaccanti nazionale brasiliana erano Walter Casagrande, che poi invece ha fatto bene, Careca, che è andato al Napoli, e Luis Miller, quindi poter competere con le grandi squadre per portarsi a casa... Ad oggi il centravanti della zona brasiliana al Torino non potrebbe mai venire, anche se il Brasile non ha grandi talenti, però se proprio una forbice economica adesso è impossibile. Se pensi che una volta anche come settore giovanile competevi con delle grandi squadre, se c'era un giocatore da prendere l'avvocato Corsolino andava lì, se il Milan dava 60 milioni, l'Inter 90, il Torino arrivava lì sul tavolo e metteva 100, sono cambiati un po' i tempi. E quelle operazioni rendevano molto, perché il Torino poi con i giovani metteva sempre a posto il bilancio. 200 ti valevano molto di più, sì, dopo qualche anno. Sì. Abbiamo la prima pausa musicale, farei annunciare a Deborah il brano, visto che l'ha scelto lei. Quale brano andiamo ad ascoltare? Eccoci ben ritrovati con la seconda parte di Toro Channel, salutiamo Salino Rampanti, lo ritroveremo domenica sera alla finale di Miss Granata. Io proprio della finale di Miss Granata vorrei iniziare a parlare in questa seconda parte, ricordo che il nostro giornale web tuttotoro.com ha seguito tutto l'anno tutte le selezioni di Miss Granata. L'anno scorso la finale fu fatta in unica serata a Scalenghi il 21 dicembre, quest'anno ancora il 21 dicembre c'è la finale. Ricordiamo che il concorso è partito a fine maggio a Chieri e proseguito a luglio con una seconda serata a Savigliano. Durante il ritiro del Toro a Mondovì c'è stata la terza serata, la quarta c'è stata da Irasco il 21 settembre, poi abbiamo fatto altre selezioni, quella di Collegno dove e Deborah Leone ha vinto la fascia di Miss Granata Store Rivoli, e l'ultima è il 5 dicembre a Volpiano, e quindi ci sono 24 ragazzi. Io ho qui la lista completa delle ragazze che concorreranno domenica sera. Deborah Leone, 20 anni di Orbassano, raccontaci qualcosa di te, cosa fai nella vita? Allora, io studio, frequento il secondo anno di Scienze della Mediazione Linguistica all'Università degli Studi di Torino, poi diciamo lavoricchio facendo qualcosa nell'ambito moda, traspirate, concorsi, servizi fotografici, e faccio la prof, diciamo, perché do ripetizioni nel pomeriggio. Quindi vuoi lanciare un appello, diciamo, a ragazzi che hanno bisogno di ripetizioni? In che materie dai ripetizioni? Ma un po' di tutto, dalle lingue al diritto, all'economia, alla matematica, un po' di tutto, tutto quello che si fa. Quindi può essere anche utile ai tifosi del Toro che andranno in trasferta in Europa League a insegnare delle lingue. Ricordiamo che il Toro andrà a Bilbao, adesso poi parleremo anche con Alessandro che ha seguito anche lui le trasferte, comunque da tanti anni il Toro mancava questo... il prestigio, insomma, della qualificazione. Il Cairo ha detto: beh, il Toro non andava così bene da tanti anni, in effetti, però ha incontrato avversari abbastanza modesti, Alessandro, nel girone. Secondo me poteva anche vincere questo girone di Europa League. Sì, poteva vincere, soprattutto avrebbe affrontato poi nei sedicesimi un avversario di basso livello. Guardiamo il Perugia, ha preso l'Alborg, che è un altro avversario che sarebbe stato davvero malleabile per il Torino. Sulla carta, perché si conosce magari poco. Sì, no? Ma più che altro perché poi le squadre scandinave, dopo la pausa invernale, ovviamente fanno sono fatica a riprendere. Esatto, perché c'è una lunga pausa, invece il Bilbao non aveva questo problema. Sì, in effetti, se però pensiamo la scorsa estate al fatto che il Torino potesse fare 10 partite di cui 6 vinte, 3 pareggiate e una sola persa, quella di Helsinki, sicuramente il bilancio è positivo e direi forse anche al di là degli auspici. È anche vero, agevolato subito da un avversario molto facile nel primo turno dei preliminari, un Brom Bulgarian. Noi abbiamo seguito a Stoccolma la partita, che poi ha sparato con le renne. Sì, però il Brom Bulgarian però è stato un elemento negativo nella stagione Granata, nel senso che l'ambiente si è fatto prendere troppo dall'euforia, forse anche i dirigenti sono convinti che il Torino fosse una squadra di livello superiore rispetto a quello che in effetti è. Abbiamo visto segnare gol anche dalla Ronda e Barreto, e quello secondo me è stato un po' ingannevole. E invece già con lo Spalato, che è un avversario non di alto livello ma già un po' più solido, il Torino ha fatto fatica, ha segnato un solo gol su un penalty anche discutibile in 180 minuti, e forse quella partita con lo Spalato doveva essere indicativa più della partita con gli svedesi,
per far capire quando il Torino in attacco potesse essere in difficoltà. In effetti io dico non è tanto il problema del cambio di Cerci con Amari, il problema è il parco attaccanti, perché Barreto e Larondo l'anno scorso giocavano pochissimo perché giocavano sempre Cerci e Immobile nel campionato. Ecco, e secondo me Ventura non, nemmeno lui pensava che il Torino potesse fare 10 partite, se no avrebbe chiesto come quarta, quinta punta almeno un altro attaccante, magari uno più giovane o con altre caratteristiche. Probabilmente inconsciamente Ventura pensava che Barreto e Larondo potesse avere poco spazio, invece fossero stati disponibili, fossero stati in condizione, avessero potuto dare il loro apporto in zona gol, avrebbe giocato molto più spesso. Ricordiamo che Ventura per ovviare ha dovuto certe volte usare il Caddui falso 9, con la Lazio Farneud trequartista dietro l'unica punta, e possiamo dire adesso sinceramente a dicembre che Amauri ha deluso perché il campionato non ha segnato dopo 15 partite, ha anche giocato molto poco, insomma Ventura non è molto contento di lui dal punto di vista tattico. E a Maui mi sembra anche un po' deluso, pensava di giocare molto molto più spesso. Io non sono convintissimo che Ventura volesse esattamente questi giocatori, lo stesso a Maui. Tu dicevi, dobbiamo fare una battuta leggermente cattiva, insomma anche Barreto e Larondo con i svedesi che erano quasi dilettanti hanno fatto la loro figura, sembravano quasi due attaccanti da calcio veri, che poi hanno manifestato i loro problemi fisici. Barreto attualmente anche fuori rosa, Alessandro. Sì, oltretutto parliamo anche di Martinez. Martinez in questo momento è la seconda punta, cioè scalzato a Maui, ma fino a partire col Palermo c'è chi diceva sì, Martinez è arrivato al posto di Meggiarini, forse era meglio Meggiarini, insomma, quindi in realtà è esploso le ultime settimane Martinez, però anche lui fino a 20 giorni fa era una delusione. Direi che su 5 punte il Torino ne ha soltanto una di altissimo livello, Quagliarella, che è anche molto faticato. Secondo me lo specchio della stagione ganata è la sfida col Sassuolo, cioè Sassuolo ha iniziato con 3 punte, ne ha cambiate due, ha messo Floro Flores e Floccheri, aveva ancora Pavoletti in panchina, cioè una squadra come il Sassuolo che comunque ha un monte ingaggio superiore al Torino a 6 punte, il Torino che ha da fare almeno 51 partite stagionali ne ha 1,5-2 con Martinez, 2,5 con Amauri. In effetti è molto e molto poco per una squadra che... Questo te ne accorgi in tribuna stampa quando c'erano le formazioni ufficiali, vedi le altre panchine numerose, il Toro vedi i giocatori, tutte fasce vuote in fondo, dicevi bene, il Sassuolo ha messo dentro Floro Flores e che ci ha segnato anche il gol. Sì, io credo che inconsciamente quest'estate nessuno pensava in casa ganata, nemmeno Ventura, che il Toro potesse fare 10 partite e ne fare almeno 12. Che vuol dire, cioè il Toro ha già fatto 25 una volta, con il campionato da 16 squadre, era quasi un campionato, 25 partite... diventeranno 26 a dicembre, sono, diciamo, un peso fisico mentale notevole, anche perché non vuol dire solo scendere in campo, vuol dire anche fare il tiro pre-partita, vuol dire fare sempre la rifinitura anziché magari la settimana tipo prima della partita, insomma diventa pesante a livello anche mentale, farsi viaggi, trasferte, aerei, cambio clima, insomma penso che ultimamente al Torino pesi questo tour de force dal 30 giugno ad oggi. Tu, Debra, hai fatto questa intervista che abbiamo qui davanti a noi, nella quale parli che sei diventata tifosa del Toro, di famiglia non eri forse tifosa del Toro, giusto, ho letto no, bene? I miei genitori non sono del come Toro. Mai sei diventata tifosa del Toro? Mi sono avvicinata negli ultimi tempi, in questo ultimo anno, perché effettivamente mi sono resa conto che non ero così ferrata nel calcio, ho detto vabbè, ne parlano tutti hanno qualcosa da dire, io no. Mi aggiungo anch'io. Mi voglio informare anch'io, ho detto mi avvicino alla squadra del mio paese, della mia città, e quindi da allora è diciamo, questa passione. Ti fa molto onore se posso intervenire, perché tu hai 20 anni, quindi il Torino, gli ultimi 20 anni sono stati i peggiori della storia, infatti 10 in B, in Serie A ha lottato sempre per la salvezza a parte lo scorso anno, quindi una ragazza di 20 anni, giovane e bella, ma in questi anni poteva magari diventare Juventina, visto che magari la Juve aveva dei giocatori, andava per la maggiore, ma anche dal punto di vista estetico, che piaceva molto alle teenager. Il fatto che tu abbia resistito e sia passata nell'ultimo anno è anche segno, insomma, che sei stata molto stoica. Mi piacciono le sfide difficili, ecco. Hai detto bene, l'anno scorso la stagione migliore degli ultimi anni, e quindi si è avvicinata quando il Toro ha ottenuto dei risultati, ricordiamo la qualificazione dell'Europa League, viste anche le disgrazie del Parma, però perlomeno una vetrina europea che mancava da decenni, a parte quella parentesi dell'Intertoto del 2001-2002 con Cavolese in panchina, l'ultima era stata quella Coppa Coppe con... l'Arsenal 94. Esatto, quindi 20 anni fa, quindi, insomma, erano altre squadre, altri giocatori, io ho visto i presidenti col Genoa, proprio una doppietta di silenzi, mi ha ricordato un po' quegli anni, ricordiamo l'ultima vittoria del
del Toro, è stata la Coppa Italia del 93. Sì, è dovuto anche al fatto che sono cambiate anche alcune forze economiche del campionato italiano, cioè il Milan è diventato, non dico che Berlusconi è diventato povero, ma di certo non fa gli investimenti di alcuni anni fa, tant'è che il Torino ha fatto gli stessi punti ma è arrivato davanti al Milan. Cioè ci sono dal punto di vista anche economico alcune dinamiche che sono cambiate. Quello che mi spiace è che secondo me, sicuramente il Torino ha un presidente che dal punto di vista economico e anche direi nel peso specifico nel sistema Italia è un presidente facoltoso, anche dal punto di vista mediatico, anche il fatto di aver acquisito la 7 che fa tantissimi talk show, insomma che un po' condiziona anche l'opinione in Italia, ecco, potrebbe magari facendo qualche investimento in più portare il Torino anche più in alto, perché se guardiamo le altre proprietà, se sommiamo la parte economica e la parte diciamo politica delle varie società, il 15° posto è un po' poco per il Torino, potrebbe essere anche sempre intorno al 6°, 7°, 8° posto se guardiamo il momento dell'Italia e il momento soprattutto di Caio, che complimenti, non è a comandare, non è come Agnelli che è nato ricco, Moratti, Berlusconi, Moratti è nato ricco, no, Berlusconi invece i soldi se li fatti da solo. Devo dire, insomma, questo gli fa molto noi, però mi sembra un po' quegli studenti che a scuola dicono come va tuo figlio? Va bene, però se si impegnasse un po' di più, ecco, se Caio si impegnasse un po' di più, cioè nel senso dedicasse anche più tempo e più investimenti al Torino, lui ne avrebbe insomma molto più ritorno sia dal punto di vista economico sia anche per le sue altre attività. Quest'estate secondo me faceva un po' da spartiacque, io l'ho detto, era l'estate nella quale Caio poteva un po' smentire tutte queste cose che hai detto tu, gente che diceva ma spende poco, si impegna poco per il Toro, aveva dei gioielli, per carità anche loro giustamente volendo magari ambivano a vetrine internazionali o migliori del Toro, però poteva sostituirli magari in maniera più adeguata dei giocatori che sono arrivati, perché alcuni hanno deluso, senza parlare di Nocerino, ti piace Nocerino? Finora si è visto solo più per la barba che per il tipo di giocatore che è Nocerino. Non sta facendo proprio niente. Non sta facendo nulla, io l'ho visto a Brunico. Sì. Un giocatore che ha fatto quel gol con Rubi in casa in amichevole. Sì, è significativo il fatto che lui è uno dei giocatori che hanno il più alto monte ingaggio del Torino, prende 750.000 euro, ma ne prende, pagato a metà del Milan. Ma ne prende altri 750 dal Milan, perché lui aveva il contratto da 1,5 milioni. Ecco, se, muore di fame, ecco, diciamo. Se il Milan gli dà 750.000 euro e non lo tiene nemmeno a disposizione, vuol dire che probabilmente Inzaghi e i dirigenti milanisti hanno notato che insomma non è più il Nocerino di qualche anno fa, quindi questo magari poteva fare un po' in sospettire. Poteva essere, può essere anche un uomo spogliato importante, mi sembra che però al di là dell'infortunio non sia entrato in perfetta sintonia, forse anche con desiderità tecnico-tattici di Ventura. Sembra un po' Alessandro, no? Sì, non si è integrato perfettamente, sono alcuni giocatori che si integrano subito, alcuni che hanno bisogno un po' di tempo, lui per il momento è un oggetto misterioso, ma non si può dire, perché ad esempio Gazzi fino al Toro Inter doveva fare le valigie, ha giocato al Toro Inter solo perché Vives era squalificato, l'indomani doveva essere ceduto, invece ha fatto bene con l'Inter ed è rimasto. Ci vuole magari poco per cambiare il periodo. Diciamo che Gazzi ha preso il posto di Nocerino, ecco, quello che ha fatto Gazzi in realtà doveva farlo Nocerino. Però forse Nocerino. Quindi quei soldi potrebbero essere investiti meglio magari su un giocatore giovane che magari fisicamente non aveva i problemi che ha avuto finora in Nocerino. Sì, beh, il Torino ha fatto tante scommesse, sono arrivati 7 giovani ad esempio, è ovvio che se fai tante operazioni qualcuna può andare bene e qualcuna può andare male. Però sono stati poi troppi centrocampisti simili, troppi centrocampisti mediani, ecco, magari qualcuno. Manca la qualità, il classico regista, un'alternativa a Vives credibile. Sì, Vives non sta facendo male. Diciamo che questa è la sua seconda miglior stagione della vita. Certo, l'anno scorso ha fatto una stagione, penso, ripetibile. Come lo stesso Moretti o altri. Come lo stesso Padelli, direi anche, perché Padelli, se pensiamo a quello che ha fatto l'anno scorso e quello che ha fatto all'inizio di questa stagione quando è titolare, insomma, è un altro giocatore. Moretti, devo dire, soprattutto anche, diciamo, l'uomo spogliatoio, la continuità, non ti tradisce mai, non va mai sotto il 6 e mezzo. Non tante parole, ma carismatico all'interno dello spogliatoio. Io fatico a trovare una partita in cui è andato sotto il 6 e mezzo, è uno che anche per i compagni è una guida in campo e anche in settimana è uno spogliatoio. Ecco, Moretti forse è uno dei simboli del Torino ed è anche un giocatore che ha una vasta esperienza internazionale, si è calato subito nella realtà e quindi insomma e il Genoa te l'ha dato un po' nel pacchetto, ti ha dato Immobile, Bovo e Moretti, ma nessuno pensava che Moretti potesse diventare un titolare inamovibile, anzi io spero che
la società Granata si tenga Moetti come giocatore, come uomo, anche in un futuro come dirigente nel settore giovanile, insomma è una figura preziosa anche dal punto di vista umano. Che diceva bene Serino Rampante, un giocatore che ti dà quasi sempre il 6, certo, ce l'ha quasi sempre, difficilmente buca una partita o insufficiente. Volevo chiedere a Debora, Alessandro parlava di portieri, il Torino ha due portieri, è partito a inizio stagione con titolare Padelli, che è molto alto, ha caratteristiche diverse fisiche, e Gillet, che è tornato dalla squalifica, piccolino, grande carriera in Serie A. Tu chi preferisci tra Padelli e Gillet? Padelli, secondo me ha fatto un buon lavoro all'inizio, quindi potevamo puntare su di lui ancora. Invece per ora Ventura lo ha retrocesso a riserva, all'inizio stagione Alessandro doveva partire lui come titolare e ci deve giocare l'Europa League, poi dopo l'errore col Cagliari si sono insomma no, via gennaio, secondo me a gennaio Padelli va via, cioè chiede di andare via. Io credo che lui abbia patito mentalmente il fatto che cioè lui è stato tutta la vita per diversi anni e Abai la riserva di Gillet. Tant'è che se pensiamo all'ingaggio, anche lì Gillet 650.000, Padelli 350. È chiaro che anche in quello pensi che Padelli sia la riserva. Poi ha fatto talmente una bella stagione e tutti pensavamo che Gillet, che non è giovanissimo, dopo un anno e mezzo praticamente forse anche un po' arrugginito, forse arrugginito, no? E mentalmente avesse mollato, anche perché lui ha perso la chance dei mondiali e qui teneva molto. Invece il grande metodo di Gillet, oltretutto ricordiamo che è stato condannato, ma una situazione molto, molto anomala, cioè lui è stato proprio minacciato anche con la pistola dal punto di vista del Bayern, perché lui è il capitano, insomma lui è, dal punto di vista penale non è andato avanti, anche perché la famiglia della moglie e di Bayern, però lui proprio ha subito un'ingiustizia a livello di squalifica e poteva battersi. Io penso che il problema di Ventura è che aveva fatto pensare a Padelli che Gillet sarebbe stato la riserva di Padelli o che potesse giocare soltanto in Coppa. Poi ha visto le prime partite di Padelli, il gol subito da Gabriele su punizione, il gol subito col Verona, anche l'incertezza di Cagliari. Secondo me Padelli patisce la pressione di aver di nuovo visto Gillet come un antagonista, e poi Gillet ha fatto quel partitone a Bruges e in effetti cioè, diciamo, nell'arco del campionato... Lui ci è andato via da Bari per andare via, insomma, a fare la riserva, dico vado al Toro, faccio bene, vado ancora a fare la riserva di Era riserva il primo anno, però dopo lo scorso anno lui pensava di avere un credito illimitato nei confronti invece di Invece il credito è finito subito. E io credo che quest'estate lui abbia fatto tutta l'estate convinto di essere titolare. Quando ho visto che Gillet sta guadagnando punti, anche mentalmente... ha avuto una crisi, tant'è che non è stato convocato, nemmeno convocato la partita successiva alla titolarità di Gillet, come che se Ventura avesse percepito che, o magari non dico che c'è stato magari qualche piccolo litigio con Ventura, ma abbia percepito che dal punto di vista mentale Padelli abbia perso qualcosa con quel, di nuovo col suo fatto di tornare in panchina, anche perché lui è stato convocato in nazionale, ha 28 anni. Secondo me ha un'ultima chance da giocarsi come titolare in Serie A, e se c'è una squadra, magari potrebbe andare al Cagliari che ha bisogno di un portiere, magari chiederà di andare in una squadra di Serie A per giocare titolare. Sicuramente io ero nello stesso hotel della fidanzata di Padelli a Brunico, una biondina piccolina, era molto allegro quest'estate, poi col passare delle settimane chiaramente sono cambiate le situazioni. Io tornando a parlare del concorso, volevo chiedere a Debora come ti sei trovata con le altre ragazze, tu hai vinto la fascia a Rivoli, come si è trovata con le altre ragazze, se si va d'accordo, c'è competizione come nelle grandi sfilate, non dico Miss Italia, ma comunque cose del genere. No, non c'è competizione, c'è solo voglia di divertirsi, di stare insieme. E chi vince, meglio per lei, insomma. Sicuramente, io insomma, ho partecipato a tutte le selezioni, ci sarà una bella situazione domenica sera, tante belle ragazze, ricordo 24, ci saranno i bambini del Toro, ci saranno gli ex giocatori, insomma ci sarà da divertirsi, ricordo l'organizzazione di Nadia Ravizza della Street Special, del nostro giornale web tuttotoro.com, noi abbiamo Enrico Stergermano che sta riprendendo come sempre la nostra puntata, che ricordo andrà in onda domani su tuttotoro.com, tutti i video delle filate precedenti li potete andare a vedere su tuttotoro.com perché sono disponibili. La partita con il Genoa. La partita con il Genoa è una partita difficile, il Toro viene da questa partita, sono 0-0 ad Empoli, ha mosso la classifica, il Genoa, diceva bene Rino Rampanti, ha 26 punti, inaspettato come la Sampdoria a inizio campionato, nessuno si aspettava il rossoblù così in alto in classifica, da vedere con che spirito, ricordiamo che Genoa arriverà con due giocatori che gli mancheranno, Perini in porta, Perotti, nel Toro mancherà Jansson, ma questa partita andava sicuramente a fare la riserva di Glick, Alessandro. Sì, diciamo, è stata più movimentata all'ultima partita del Genoa che l'ultima del Torino. Quella col Milan. No, quella con la Roma, appunto, tutto quello che è successo. Beh, certo, il Genoa, non dico che è una squadra che può lottare per andare in Champions League, ma è una squadra destinata alle vette di questo campionato. Ma direi, anch'io quando è stato espulso Perin ho avuto poco sportivamente un
gesto di gioia. Poi hai visto però la Manna, io mi ricordavo la Manna Bari che è un buon portiere, che ha parato quel penalty. Comunque la Manna, insomma, è un giocatore di livello. Certo, perde qualcosa il Genoa nel cambio, perde anche con la mancanza di Perotti, però è una squadra molto organizzata. Il Genoa ha anche più di 1000 tifosi al seguito e sarà un ambiente molto caldo. Di certo sarà una squadra molto rabbiosa la squadra genoana, e forse sicuramente più organizzata del Torino. Il Torino è una squadra però difficile da decifrare, va molto a fiammate. Già vedete se in quelle fiammate, in cui ogni tanto, in quei 20 minuti che è nata, guardate, a 20 minuti il Torino è davvero di altissimo livello. Se in quei 20 minuti riesce a far gol, è una squadra, insomma, che può indirizzare la partita. Se invece in quei 20 minuti non fa gol, poi magari ha delle pause nella stessa partita, insomma, credo sarà molto legata agli episodi. Spero non sia condizionata dagli arbitraggi, spero, insomma, non ci sia nessuna compensazione per il Genoa dopo quello che è successo. E ovvio, detto alla vigilia, forse in casa granata firmerebbe per un pareggio, perché comunque poi c'è la pausa, quindi non bisogna solamente perdere questa partita. Se perdi questa partita va in grossa difficoltà, e anche se magari può essere un incentivo ulteriore poi per fare degli acquisti importanti a gennaio. Penso sia molto, si deciderà a centrocampo, molto importante dal punto di vista tattico e molto importante dire i duelli sulle fasce. Credo che un giocatore come Bruno Pérez può essere davvero un po' la chiave di volta di questo match. Lui sicuramente che potrà mettere in difficoltà con la sua velocità la difesa del Genoa. Io sto guardando la classifica dei cannonieri, guidata da Tevez con 10 gol, a 8 c'è Icardi, Menez, Carichon, Di Natale, a 7 Higuain, Dybala, a 6 c'è proprio Matri del Genoa, che reduce da una stagione scorsa dove non ha combinato niente di buono, era passato dalla Milan alla Fiorentina e poi non aveva combinato. Ricordiamo che il miglior marcatore del Toro è sempre Quagliarella con 4, ci sono Gabbiadini con 5, Cetoni anche, Osvaldo, tanti bei giocatori. A te di questi chi piace, di questi giocatori della classifica cannonieri? So Toni, che è da tanti anni sulla cresta dell'onda. Sì, Toni è bravo, devo dire. Matri stesso, insomma, alcuni sono, piacciono anche molto alle teenager, che sono ragazzi da copertina, spesso fidanzati o con veline o con affini o con letterine o quello che sono adesso, insomma. Sì. Beh sì, Matri devo dire che ha la sua presenza. Io l'ho incontrato una volta anni fa, stavo camminando in piazza Castello ed era con la velina di Sicilia, sì. Notizia, la Narcisi, non sbaglio. Penso ancora adesso, insomma, no, però è un fidanzato convenire fedele, cioè nel senso quando sceglie la velina da un po' di anni, non le cambia così spesso come Borriello. Tu segui anche il gossip, sei no, in... perché l'esempio con Borriello, visto insomma che poi erano entrambi la Juventus, ecco, mi sembra sia più giocatore sia anche più ragazzo fedele. No, del Torino devo dire, possiamo aspettarci magari il primo gol di Amauri, non ha ancora segnato. Il titolo sarebbe ora. Sarebbe, è vero che ha giocato poco e comunque fa anche un gioco molto dispendioso, però è stato usato anche in maniera un po' anomala, perché ad esempio non ha già giocato con la partita col Sassuolo e poi Ventura l'ha usato il giovedì col Bruges per tutti i 90 minuti e poi con la Juve per tutti i 90 minuti. Quindi è un giocatore da cui, secondo me, se avessimo detto il 31 agosto a dicembre Amauri ancora 0 gol, sarebbe sembrato un incubo. In realtà piace un po' ai tifosi questa sua generosità, questa sua anche personalità. Tifosi, io ricordo una liaison, quella si diceva con la Seredova, che era all'epoca, sì, di Buffon, c'era stato uno scherzo nello spogliatoio, così diceva il gossip. Sono pettegolezze, però insomma tra Buffon e Seredova qualche problema c'era, se adesso Buffon sta con la D'Amico ovviamente. Giustamente. Però ecco, Amauri sinceramente se gioca deve essere servito in un certo modo. A me spiace certe volte vedere delle scene alla Bianchi, cioè mi ricordo l'ultimo anno di Bianchi, quando è in campo Bianchi arrivano tanti cross bassi, poi usciva Bianchi tra la mezzolina ma ci mettevano i cross alti. Ecco, se gioca Amauri bisogna buttare palloni alti in mezzo. Il Torino ha gli esterni, uno Pesce e Molinaro, che possono fare i cross alti. È un'arma che il Torino ha usato ancora poco in questa stagione, sarebbe il caso che iniziasse domenica. Alcune volte dici bene anche in maniera imprecisa, io ho visto tante partite anche in Europa, spesso giocava Martinez, mi ricordo anche adesso che cross alti 10 metri, se gioca Amauri palla a terra, gioca Martinez il cross, ecco, magari di Molinaro o di Gaston Silva che avevano giocato anche. Ecco, magari abbiamo visto Martinez in certe partite schiato dal primo minuto con squadre chiuse, mi viene in mente la partita con l'Atalanta. Mentre magari in queste partite serviva uno come Amauri, magari in trasferta giocava Amauri quando magari era più una partita adatta a Martinez, insomma. Però è vero che adesso è il terzo attaccante Amauri e rischia di diventare il quarto se arrivasse Piniglia a una punta, però appunto per questo un gol domenica potrebbe essere deciso per lui, che comunque ha già fatto bene a Copenaghen quando sull'espulsione, un penalty e segnandolo. Certo, un gol adesso con la pausa davanti sarebbe importante per lui. Andiamo col secondo brano musicale, lo annuncia Deborah, l'ha scelto anche questo lei. Prude dei Magic.
Con voi per la terza e ultima parte di Toro Channel, siamo alle battute finali, ricordo domenica Torino-Genoa alle 15, vi leggo anche le partite di questa 16ª giornata, tra l'altro è stato designato l'abito Tommasi di Bassano del Grappa, ricordo i due anticipi di ieri sera, Cagliari-Juventus 1-3, Napoli-Parma 2-0, domani giocheranno Sassuolo-Cesena, arbitro Cervellera, alle 20.45 una bella partita Roma-Milan, arbitro Rizzoli, domenica alle 12.30 l'anticipo, il derbissimo di Verona, Verona-Chievo, arbitra Gervasoni, alle 15 Atalanta-Palermo-Orsato di Schio, Fiorentina-Empoli, Russo, Sampdoria-Udinese, Irrati di Pistoia, Torino-Genoa, come abbiamo detto, Tommasi di Bassano del Grappa, e alle 20.45 un Inter-Lazio con Tagliavento arbitro. Come vedi questa partita, un pronostico tuo, Deborah, su Torino-Genoa di domenica? Diciamo, il Toro non può sbagliare, non può perdere, quindi può solo vincere questa partita. Ma un pronostico secondo me è 1-0. 1-0, gol di? Quagliarella, Mauri, Bruno Perez, Glick, tu parlavi di Glick, un colpo di testa di Glick, magari Glick al 90esimo minuto ci può potrebbe essere la vulnerabilità. Spero che la presenza di La Manna sia un po' la manna dal cielo per il Torino, chissà che magari ci dà un aiuto durante la partita, magari una classica papera, ho visto ieri sera il portiere del Cagliari Cranio che ha fatto passare sotto il braccio il 3-1 di Llorente, come si diceva una volta, lo paravo anch'io, come diceva una volta la Gialappa, Sbende. Sì, pensa che la Lazio aveva, il Cagliari aveva come portiere Avramov, che al Torino penso abbia fatto 3 giorni. Io l'ho visto a Brunico quest'estate. Poi Zinetti, cioè la nomina su... Me l'hai nominato, me l'avevo dimenticato. Cioè, pensate che quello è il portiere del Cagliari, e quindi insomma è un po' peggiorato, e nel Torino è stato ritenuto inadeguato. È stata una pagina di scambio, si allenava con gli altri sotto il sole di Brunico e poi non l'abbiamo più visto praticamente. E quindi insomma, no, mi spiace solo che col senno di poi qualche portiere giovane che il Torino ha in giro per l'Italia poteva fare il secondo gilet. I due fratelli Gomi, soprattutto Alfred, sì, è candidato a tornare magari a fare il 12esimo, cosa dici? Alfred, beh, lì si è perso forse molti anni già in passato. Alfred ha anche altre caratteristiche, anche ovviamente più alto. Secondo me lui può fare, secondo me può fare il portiere in Serie A in qualche, in un futuro anche in qualche squadra di medio alto livello. Certo, il sogno sarebbe lo facesse al Torino. Però speriamo che Gillet, oltretutto si parla di rinnovo di contratto, insomma possa stare almeno 1-2 anni e magari fare chioccia, è molto bravo anche Zaccagni, portiere della Primavera, tante cose, domani c'è il derby Primavera. E tu seguirai appunto il derby Primavera, partita secca, se non sbaglio quarti di finale di Coppa Italia, giusto? Sì, direi che insomma il campionato Primavera per la Coppa Italia segue le abitudini della Coppa Italia dei Grandi, cioè partita in menzione secca. Torino-Juve, Torino in casa del Torino, si gioca a Venaia, c'è un po' da vendicare. Vantaggio da giocare in casa. Sì, c'è soprattutto da vendicare un po' la beffa della partita in campionato, in cui il Torino sull'1-1 attaccò molto per cercare di vincere, subì il gol in contropiede del 2-1. Certo, il campionato dice che il Torino ha 8 punti in più della Juve, quindi i pronostici sono leggermente per la squadra di Longo, certo, partita secca, può succedere tutto. Ricordiamo anche quest'estate il trofeo Mamma Caio da 0-2 a 2-2, il Torino in semifinale e poi la vittoria ai calci di gol, ecco, sarebbe anche un bel modo per passare il Natale, per tutto il settore giovanile magari battere la Juventus domani. Il Torino non andrà in ritiro come ha fatto qualche anno fa, noi ce l'avamo visti a finale Ligure, nel giro di finale Ligure del 2009, invece la Primavera andrà, ho letto, in ritiro a Pietra Ligure. Insomma, beati loro che andranno a svernare a vedere il mare per una settimana, no? Preparando poi l'inizio di gennaio. Sì, è anche vero che è anche una questione magari di campi, sappiamo come il manto erboso della Seasport sia adesso migliorato col fatto che sia uguale a quello comunale, quindi in realtà magari ci si può allenare adesso, mentre io mi ricordo quando il Torino si allenava al Philadelphia ai tempi di Mondonico, che in questi mesi invernali doveva allenarsi tra le 11:30 e le 2, l'unico momento in cui quel campo non era ghiacciato, no? E insomma, il fatto che adesso il Torino possa allenarsi a gennaio qui alla Seasport è una cosa utile. Mi spiace solo che ci sia ritiro in città, cioè mi sembra che magari Ventura possa magari risparmiare 1-2 giorni di ritiro, visto che sono in ritiro da 6 mesi, dal 30 giugno magari fai l'allenamento e vai a casa, no? Così un po' allenti la tensione. Siamo in chiusura, io volevo chiedere a Deborah, hai un'altra iniziativa, una sotto sul web, una cosa del genere, giusto? Sì, si tratta di un comedy game, Tony, chi muore si rivede, è diciamo una sitcom girata che andrà in onda sul web e potrà partecipare chiunque inviando la propria foto
alla pagina, al sito o comunque su Facebook e cercare di entrare in questo comedy game prendendo il ruolo di uno dei personaggi. Quindi insomma ti voteremo e ti seguiremo anche sul web. Io prima di concludere, figurati, prima di concludere ricordo che il nostro giornale web è tuttotoro.com, ha seguito anche a Copenaghen la partita, quindi andate a vedere tutte le interviste, i video, le curiosità. Abbiamo trovato anche una tifosa danese al mercatino di Natale col cappello del toro, abbiamo fatto delle foto al marito italiano, gliel'ho chiesto al marito italiano. E poi ricordo, poi ne parleremo, ricordo che Toro Channel tornerà il 9 gennaio 2015, sempre dalle 15 alle 16 qui su radiobandalarga.it e tuttotoro.com. Ne parleremo poi della partita con l'Atletico Bilbao che ci sarà poi a febbraio. Ricordo di venire a trovarci domenica sera, siete invitati tutti al Key Club di via Principe Medeo 2 a Torino, ci sarà la finale di Miss Granata, la presenteremo io, Jacopo Bianchi e Francesca Vigna. Deborah Leone concorrerà con le altre 23 ragazze alla fascia di Miss Granata 2014, è invitato anche Alessandro Costa. Sì, sì, partecipo volentieri. Si vedranno tante belle ragazze, i bambini del Toro, tanti scacciatori, un motivo in più per stare assieme e farci gli auguri di Natale e anche di buon anno. Io a questo punto do appuntamento al 9 gennaio con Toro Channel dalle 15 alle 16. Un saluto a tutti da Daniele Bumma. Buon pomeriggio. Ma è la prima volta in Italia, invece è talmente anticonfusi, se non c'è in Italia.